Hey guys, this is Jake e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo su The Evil Within, ovvero il male dentro, oppure il diavolo dentro, oppure una cosa brutta dentro. Mi raccomando. Non so se vorrò farci una serie sopra, anche perché sapete benissimo com'è il mio rapporto con i giochi horror. E questo, essendo un gioco horror, non so se vorrò finirlo, ecco. Però ci sta che lo iniziamo, insomma, vediamo un pochettino di che si tratta, ecco. Quindi facciamo subito una nuova partita, vediamo un po', ragazzi. Sì, ma perché c'è una sedia a rotelle, scusate, con i sorci intorno? Ma che schifo è, mamma mia. No, se si muove pure qua siamo finiti, ragazzi. No, non va assolutamente bene. Mettiamo così sti cazzi, vai. Salve, chi è questo simpaticone? Mortacci. È adatto a me, ragazzi, per i deboli timorosi. Facciamo questo qua, sti cazzi inesperti, perché io con gli horror sono zero e porto zero, ragazzi. Che è? Allora c'è un cervello molto simpatico in alto a destra, che bello, ragazzi. A tutte le unità, 1199, serve copertura, codice 3, commenta l'ospita. Beacon? 84, ricevuto, codice 3, 3000. Quello che si mangia, ragazzi, non saprei. Mazza che derapate che fai, fratello, vai così. Mi spiace, detective. E ora siamo questi? So belloci, ragazzi, veramente. Una deviazione. Ci manca solamente una cicatrice qua, siamo a posto. Una rivolta? Hanno chiamato prima che vi passassi a prendere. Omicidio plurimo. Ci sono già 6 unità sul posto. 131, rispondete. Forse è il fantasma di quel dottore impazzito che ha fatto a pezzi i suoi pazienti. Uno tranquillo, insomma, si dice. Alcuni pazienti sono scomparsi. Un grosso scandalo. Ah, immagino. Comunque... fa venire i brividi. Soprattutto a me, che è proprio un cacosotto in modo impressionante. Joseph. Salve. Pensi ci sia un collegamento. Joseph, chi è Joseph? È una possibilità. Ma credo che i dati siano riservati. È serio il tiso qua, eh? Centrale. Ma come pressi però, gente sul posto, rispondete, rispondete. Non voglio rispondere, punto. 184, attenzione, non riusciamo a tornare via razzi delle unità. E sarà fa una grigliata, che ne sai, col bacon che c'è lì. Che è successo? No, allora no, no, che cazzo è successo? No, oddio. Non bestemmiare che qua ci penso io a quello, non ti preoccupare tu. Ok. Andiamo verso una... un faro, che cazzo è? Allora, io qua ho paura. Si caccia gli occhiali, vuol dire che si fa seria quella cosa. Hai qualche idea? Ancora no. Immaginavo. Ma capiremo meglio quando arriveremo là. Sì, tutti così dicono. Che sguardo sexy delle ragazze. Mamma mia. Siamo arrivati? Ok, police. No, solamente lease, quindi ci manca la po. Vabbè, tagli. Sembra, non so, scuola speciale Cobra 11 questa. Arriviamo sul po. Ah, c'è già un po'. Ci sono i colleghi sul posto. Bene, bene così, ragazzi. Bene così. Sembriamo, non lo so, un detective, quelli famosi. Ci manca solamente i 6 ore in bocca e siamo perfetti, ragazzi. E diamo st'occhiata che vedevo di. Vai. Siamo noi? Ma scusi, ma perché le bande? Danno un fastidio porco queste bande. Si può entrare? Che c'è tanfo dentro? Lo sapevo qua. Odore di sangue. Ha voglia. Bene, stiamo allerta. Sì, tu caccia la pistola, ragazzi. Che cazzo c'è? Scusi. Ammazza i cadaveri, ragazzi. Bene, è perfetto. Anche perché sta piovendo e fa anche abbastanza freddo. Quindi si ci deve... basta. Basta, ragazzi, la smetto, vi giuro. Salve, che è successo? Che c'ha le... ma che ci hanno messo i fiocchetti sulla schiena? Scusate, vabbè, dettagli. Non facciamoci domande qua. Ma scusi, io posso correre perché mi sto rompendo un po' le palle di camminare cucciuto come i gatti. C'è solamente gente morta per terra, ma per il resto è tutto normale, non preoccuparti, eh. Quello che corre, ma scusi, posso correre pure io? Ah, ecco qua, infatti. Se ti alzi, ti faccio un culo grande quanto una capanna. Si può? Salve. È tutto molto guidato, eh. Mi ricorda molto Outlast questa parte, della verità, ragazzi, eh. Ok, parte il filmatino. Ok, ah, c'è gente. E si va, sparano. Ah, sono i nostri colleghi questi qua. Spaccategli il culo, vai così, spara. Ammazza, aia. Fatto male, aia. Veloce, ragazzi, Che diavolo. Chi è? Altair di Assassin's Creed. Che cazzo sei? Ah no, è scomparso. Bene. Sono molto Assassin's Creed questa parte. Caputtana, ragazzi. Alle spalle ci ha preso. Che è Super Quark, scusate. La musichetta ci hanno messo pure. Aia, fa male il taglio, Sorcio. No, che poi ci passano altri sorci che fanno schifo, porcheria. Pussa via. Infatti è andato via, ragazzi. Ho la voce magica. Ah, siamo a testa in giù come salami. Bene, è rassicurante questa cosa, mi raccomando. Ah, oppala. Con gli addominali. Vai così. Oh, uno e due. Ah, no, paura. No, ragazzi, no, questo no. Che è un macellaio, lei, mi scusi. Ma c'è il colare come i cani. Come si mettono ai Doberman questi colari, no? Che cazzo stai a fare? Lo stai a squartare, mortacci tuoi. Sì, lo sta squartando. E mi sa tanto che fra poco passerà a noi. Quindi, vabbè, sì, ci guardiamo la cinta. Però per il resto non possiamo fare molto. Dondoliamo, oppela. Vai così. Oh, l'ha preso? Il cazzo ha preso. Vai così. Oppela, l'ha preso. Vai, ragazzi. Ok, ora ci possiamo tagliare
Non le gambe, la corda che c'è. Oh, aia, fa male questo. Fa molto male. Intanto c'è sempre Super Quark in sottofondo. Come si abbassa? Se questo qua si gira ci fa un culo grosso quanto una capanna. Ok, con RB ci possiamo accovacciare. Bene. Prendi qua. Facciamo, vai così. Ah. Ok. Ma si può spegnere sta radio che ha rotto le palle? Allora, il mazzo di chiavi è trovato nel seminterrato dell'ospedale psichiatrico. Venivano utilizzate prima che l'ospedale si dotasse di moderni sistemi di sicurezza. Bene. Quindi ciò vuol dire che siamo della merda. Come il tizio qua che... Salve! Non sta benissimo lei, eh? Ma chiude la bocca che c'è un po' di fiatella qua, a dire la verità. Seguendo... No, no, no! Scusa, scusa, non l'ho fatta apposta. Scusa, scusa, no, 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 scusa, scusa, scusa! Ci ha preso! E il braccio, aia. Fa male il braccio, eh? Anche la testa, a dire la verità. Ragazzi, io c'ho già il cuore che batte a 100.000. Quindi, forza, via delle palle. Lo squarti dopo il tuo amichetto. Bravo, vai via così. Ah, ok, là c'è un condotto. E infatti, che cazzo, oddio, che schifo. Ho preso un infarto, ragazzi. Ah, ok, si va di qua. Però muoviti, che se quello là ci fa un culo grande quanto una capanna. E te l'ho già detto che sono 4 volte, ragazzi. Perché io divento un po' nevrotico quando gioco a questi giochi, eh. Io ve lo dico. Stai giù, ignorante. Che non si... Ma non può correre così. Sennò qua ci mettiamo 3 secoli. Tanto che è checkpoint. Che poi tendo a parlare compulsivamente quando mi spavento. Ok, ci siamo. Dov'è lo stronzo? Fatti vedere. No, qui non c'è più. E se mi capita alle spalle, ragazzi, tiro un urlo, ma di quelli. Ecco qua, lo sapevo io, porca puttana. Lo sapevo, lo sapevo. Che... No, me l'ho detto. No, 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 ho paura. Merda, infatti, via, 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 così. Scappa, datte, datte, corri, 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 corri. Oddio, ho paura, no, ragazzi, non ce la faccio io, eh. Io non resisto più. Corri, datti, madonna santa. Via, prigliela a calci la porta, vattene via. No, ah, la gamba. La gamba fa male, no? Così, non va bene, no? Il pedale, che stai a fare? La frizione, giovanotto. Siamo in trappola. Corno, merda, qua sono cazzi, no. Vabbè, ci ha pure azzoppato il bastardo. Ma io tu se devo correre così con una gamba e mezzo. E vabbè, stiamo fresche, che fai? Mi chiude pure dentro, apri qua, fa, veloce. Moved, veloce, ok. Che fa? Cos'è, ragazzi? Guardala, attenzione, vai qua. Ma facciamoci prendere dal panico, attenzione. Sono un po' di rotelle, mortacci vostre, le rotelle, ok, ci siamo? Oppela, un tuffi piscina proprio. Tania cagnotto style, ragazzi, Tania cagnotto. Ci siamo? Mazza che sporceria, sporceria, fra l'altro è bello. Che lercio, ragazzi, c'è tanto lercio. Mazza che schifo però, salve. Che stai a fare il brodo di cadaveri? Che schifo però, ragazzi, che schifo. Col da Doc Nor. Cos'è questo, una trave? Il cazzo è una trave? No, è una... Niente. Andiamocene. Sì, però non può essere così lento. Ci mettiamo 3 anni così, dai. Si può entrare? Certo che si può entrare. Che c'è qua dentro? Ma... Grazie al cazzo che si può andare in un vicolo chiuso, in un vicolo cieco, un vicolo chiuso, che cazzo. E mi sa che dobbiamo passare a forza vicino a quello lì. Che se si alza tiro un urlo, ragazzi, che devo riscrivere il palazzo, ragazzi, eh. Ma questo qua si alza sicuro. Oltre alla porta chiusa in fondo alle fogne c'è una scala che conduce al vecchio reparto. Se riesci ad attraversarlo troverai un ascensore che porta all'esterno. Potresti essere l'unica persona a scappare, l'unica a sopravvivere, R. R che sta per mortacci vostri. Scale, vai così, infatti, perché il lucchetto non si poteva rompere. Evidentemente. Sì, però così ci metti 3 anni, zio. Muoviti, dai. Mamma che palle. Che poi queste bande proprio brutte, brutte. E fra l'altro anche inutili, perché zevano un cazzo, però. Contenti loro, come si dice. Io intanto mi pulisco il pad. Questo... Ok, sai, ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta, giovanotto. Vai così. Mamma, se ora ci muoio tutto quando è andato a puttana. Io bestemmio. Che cosa ho fatto? Ho aperto una porta. Bene, non volevo farlo. Ho premuto un po' la... Ok, c'è un documento. Nota del locale caldaia. Questo qua non ce ne fotte. Quindi diciamo ok, così a prescindere. Andiamo via. Sì, ma la porta, ma la deve aprire però, giovanotto. Scusi, no, che fa? Apre e chiude. Che cosa devo vedere? Lui. Molto bene. Benissimo, ragazzi. Quindi io me la darei proprio a gambe. Ah, qua per nasconderci. Un po' tipo Outlast, ragazzi. Quindi io non so se... Io starei qua dentro, eh. Una vocina mi dice di stare qua dentro, infatti io sto qua dentro proprio a vita, ci sto. Merda, ah, questo è violento il ragazzo, eh. Facciamoci i cazzi nostri, stiamo qua dentro che non ci tocca nessuno tanto. Sperando non ci tocchi nessuno. Non è così, io ho famiglia, io ho 2 figli, ho mia moglie, io sono rumeno. Dai, ti prego, vattene via, va. E spacca anche, ma sei un vandalo, sei proprio un bastardo, fate quelli proprio brutti, eh. Ma non demolirmi tutto quanto, che mi serve a me questo. Dai, vai via, dai, rompe le palle, vai. Ok, quindi, quando l'occhio è piccolo vuol dire che ce la possiamo ancora fare. Quando è grande ci ha inculato, quindi questo è tutto il merda. Sì, ma ragazzi, questo qua, no, se viene qua, mi demolisce. Io non voglio essere demolito da questo stronzo. Stiamo qua. Ok, siamo passati quasi inosservati, ragazzi. Non lo so, io non mi fiderei. Merda, qua c'è un passaggio segreto. E grazie al cazzo, lo so che non mi vedete vedere. Sì, ma allora io qua sto a fare la gincana però, eh. Che
cazzo fai, giovanotto? Io forse me la passo per di qua. No, forse di qua non è l'idea giusta, eh. Forse non per dire qualcosa, però il mostro è lì a farsi i cazzi suoi. Muoviti, ti prego, faccela, vai così. Devi andare diritto, fratello, solamente diritto, vai. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non lo so, non saprei. Che ci ha visto, no? Merda se ci ha visto, ragazzi, io mi sto cagando sotto, eh. È qua, no, 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 scappa, scappa, ti prego, vai via, no. Non l'ho fatto apposta per te, scusa, vai. Vai, scappa. Te ne prego, scappa. No, è qui, è qui, è qui. Merda, è qui. Ok, ha salvato, questa è l'unica cosa buona che ha salvato. Quindi, che stai a fa'? Ah, merda. È aggressivo il ragazzo. Infatti, oh, merda, ha detto anche lui. Vai, corri, corri, corri. Vai, usa in bot con la gamba rotta. Usa in bot con la gamba rotta. Il lettino mortacci su di che ha messo il... No, vabbè, questo sta a fare pure il veleno per terra. Che cazzo mi scivoli? Alzati e corri, no, l'ascensore. L'ascensore è da sempre un emblema dell'horror. Mi raccomando, corri, non me ne fotte niente. Via. Madonna, cioè, ci stava facendo la pelle, ragazzi, eh. Ci stava facendo la pelle. Ciao, ci si vede, ciao. A mai più, mi raccomando, a mai più. Vecchio mio, ce l'abbiamo fatta. Stavolta ce l'abbiamo fatta. Non so se la prossima volta saremmo ancora fortunati, ma io non penso. Quando c'ho, che cazzo mi sputi? Scostumato, che non sai altro. Stava a dire, c'ho il fiatone, questo qua sputa. Che parte la canzone pure, no? Ah, ok, i titoli di inizio. Ragazzi, con questi titoli io vi ricordo che l'audio è troppo alto e l'abbasso intanto. Comunque, se volete che questa serie continui, lasciatemi un bel like e un commento, così che io capisca che questa serie vi interessa e volete che io appunto la continui. Naoki Katakai, questo qui è un nome proprio bellissimo. The Evil Within, eccolo qua. Ragazzi, qui legge che tutti, vi ricordo che se il video è piaciuto lasciate un like, l'ho già detto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!